Buongiorno, devo tornare sulla questione del MES perché ci sono state delle importanti decisioni prese dall'Eurogruppo. Due cose sono cambiate. Prima di tutto si sono chiariti i termini finanziari del prestito. Io avevo stimato nell'articolo fatto con Enzo Moavero su Repubblica che il risparmio poteva essere nell'ordine di 2,5 miliardi. In realtà il risparmio attuale sembra essere intorno ai 5,3 miliardi perché i termini sono più favorevoli di quelli che avevo ipotizzato in quell'articolo, molto più favorevoli. Il tasso di interesse sarebbe intorno allo 0,13% su una durata decennale. Visti i tassi di interesse che noi paghiamo su quella scadenza, il risparmio, come dico, sarebbe più elevato di 5 miliardi. Secondo cambiamento importante è stata la lettera mandata da Gentiloni e da Dombrovskis all'Eurogruppo, lettera che è stata approvata dall'Eurogruppo. In questa lettera si chiariscono i termini di quella sorveglianza rafforzata che scatta comunque automaticamente con un prestito del MES nel momento in cui il prestito precauzionale viene effettivamente utilizzato. Questa sorveglianza rafforzata è stata chiarita, sarà non di natura macroeconomica, sarà focalizzata sull'uso appunto, sulle condizioni che sarebbero poste nel prestito MES, cioè all'uso di questi fondi per sanità, effetti diretti e indiretti della crisi sanitaria. Si è chiarito esplicitamente che la Commissione non vede spazio per, there is no scope, non vede spazio per attivare l'articolo 3,7 del regolamento 472 del 2013, che è quello che diceva che la Commissione poteva e il Consiglio potevano richiedere, raccomandare, più che richiedere, raccomandare un progetto di aggiustamento macroeconomico. There is no scope, non vedono la possibilità di fare questa cosa. Si è anche chiarito che non ci sarà nessuna missione aggiuntiva rispetto a quelle previste dal normale ciclo di sorveglianza. Insomma, non vedo che altro poteva essere detto per rassicurarci. Cosa si può obiettare a questo punto? Beh, si può obiettare che non ci fidiamo, dicono queste cose e poi ne faranno altre. Però, sinceramente, se non ci fidiamo, allora torno a dire, il regolamento 472 del 2013 consente comunque alla Commissione europea di iniziare la sorveglianza rafforzata e quella macroeconomica, quella più cattiva, tra virgolette, in ogni momento per sua decisione autonoma. Non c'è bisogno di passare per la strada del MES, non c'è bisogno del cavallo di Troia del MES per iniziare una sorveglianza macroeconomica. Quindi non vedo motivo per cui, se anche non ci fidassimo, beh, allora a questo punto ci conviene lo stesso prendere i 36 miliardi, almeno ci siamo presi i 36 miliardi. L'altra obiezione che viene fatta è che, ma se qualcuno fa ricorso alla Corte di Giustizia europea o magari alla Corte Costituzionale tedesca, ma con questa logica, Mario Draghi non avrebbe mai dovuto iniziare il quantitative easing, non ci sarebbe stato whatever it takes nel 2013, né il quantitative easing nel 2015. Cioè, rendiamoci conto che nelle incertezze che esistono in queste istituzioni europee che stiamo cercando faticosamente di creare, cambia del tempo, ma esisterà sempre la possibilità di un ricorso. Il peggio che potrebbe succederci è quello che dobbiamo restituire i soldi, ma intanto prendiamoci, ma davvero penso che questo, fra l'altro è un prestito annuale, 12 mesi e massimo estendibile a 6 mesi, il rimborso sarebbe su 10 anni, però davvero andare a dire di no e non cercare di risparmiare 5 miliardi, oltre 5 miliardi, 5,3 miliardi, soltanto nell'ipotesi che qualcuno gli venga in mente di andare a fare un ricorso alla Corte di Giustizia, di qualche Corte di Giustizia, alla fine sia il quantitative easing che le outright monetary transactions sono state approvate dalla Corte di Giustizia europea. Quello che dice la Corte Costituzionale tedesca è tutta un'altra cosa, ma non possiamo noi diventare schiavi di quello che dice la Corte Costituzionale tedesca. Arrivederci.